Like I meet you. Come per esempio io vi incontro. I want to give you something real. Io vi voglio dare qualcosa di tangibile. And I'm very lucky. E sono molto fortunato. Because I can give you Srila Prabhupada. Perché vi posso dare Srila Prabhupada. And of course I also got to be here. E potrei, e sono qui. I can't say, here's Prabhupada and I'm running. E non è che vi posso dire, ecco Prabhupada e poi scappo. No, no. I say, here's Prabhupada and here I am at Mangal Arctic. E vi devo dire, questo è Prabhupada ed eccomi al Mangal Arctic. Because if I don't get up for Mangal Arctic, se io non mi alzo Mangal Arctic, then they say, why you say so many things about Mangal Arctic and then we never see you at Mangal Arctic? E allora uno dice, ma perché hai detto un sacco di belle cose sul Mangal Arctic e poi non c'è? Even though because of my traveling schedule. E anche perché la mia, i miei programmi di viaggio. And preaching late at night. E predicare tardi la notte. Sometimes I cannot get up. Qualche volta non ce la faccio andare a Mongolia. Good excuse, no? Buona scusa. No. Yeah, my mind makes good excuses. La mia mente produce delle buone scuse. But anyhow. Ma in ogni caso. It's not only Mangal Arctic. La storia non è solo il Mangal Arctic. The real test comes. Il vero test comincia. When the money comes in your hand. Quando vi arrivano soldi in mano. Then we will see who is Krishna for you. E allora lì si vedrà chi è Krishna per voi. Let's talk reality. Parliamo di faccende reali. I know that subject is not very popular. Io lo so che questo argomento non è proprio il massimo della popolarità. Most people say. Molta gente dice. What's the problem? Krishna is everywhere. Dice, qual è il problema? Krishna ovunque. So it's in my pocket also. Quindi è anche nelle mie tasche. So I'm taking Krishna safely and carefully where I like him the most. Quindi io mi tengo Krishna in tasca, bellino, protetto, tranquillo e lo tengo lì. But if you read in Prabhupada's books, però se leggete i libri di Prabhupada, he never said such a thing. Lui non ha mai tirato fuori cose del genere. In a time of money, e al momento dei soldi, devotion is evaluated. E quando arrivano i soldi si valuta la devozione. Now how does that exactly work? E cosa funziona esattamente? Krishna knows. Lo sa Krishna. You know why? Perché? Because one of his wives. Perché una delle sue mogli. Is called Mahalakshmi. Si chiama Mahalakshmi. She's the goddess of fortune. È la dea della fortuna. She manages all the money. È lei che maneggia tutte le faccende di soldi. The one she gives to you. È colei che te li dà. And the one she takes from you. E anche quella che te li toglie. She knows everything. Lei sa tutto. So, quindi, money. I soldi. Belongs to Narayana. Appartengono a Narayana. We learned that from Ramayana. E questa cosa l'abbiamo imparata da Ramayana. Because Ravana thought Sita Lakshmi should be mine. Perché a Ravana venne in mente questa cosa, Sita Lakshmi sarà mia. And the rest of the story you know. E poi sapete il resto della storia. So when it comes to money and devotion. Quindi quando c'è denaro e devozione. Oh my God. Then we have to make serious plans. Allora qui uno deve fare dei piani seri. A Sankirtan devotee. Un devoto del Sankirtan. Who goes out every day. Che va fuori tutti i giorni. And gives all his collection to the temple. E dà tutte le cose che ha collettato al tempio. He can explain this to you. Lui ve lo può spiegare. He knows perfectly what we're talking about. Lui sa perfettamente di cosa stiamo. He says, I'm not the enjoyer of the money. E lui dice, io non sono quello che si gode dei soldi. I'm getting everything by Krishna's mercy. Io sto ottenendo tutto per misericordia di Krishna. And I've given all my energy to Krishna. E quindi ho dato tutta la mia energia a Krishna. As Prabhupada told me. Come mi ha detto di fare Prabhupada. And of course when it comes to grihastha life. E poi quando si comincia a parlare della vita di grihastha, it definitely looks different. La cosa comincia a apparire differente. But even though it's different, ma anche se è differente,
Prabhupada has still given us the golden line. In ogni caso, Prabhupada dà la linea da seguire. And that line says, e questa linea dice, 50% of your energy must be spent for Krishna directly, and 50% of your energy must be spent for Krishna indirectly. Il 50% della vostra energia va spesa per Krishna direttamente e l'altro 50% va speso per Krishna indirettamente. Now the percentage is given by Prabhupada. E la percentuale è anche la percentuale è stata. But it's not even about the percentage. Ma non è nemmeno una questione della percentuale. It's about the principle. Si tratta del principio. So when you give your time or your money to Krishna. Quindi quando tu dai i tuoi soldi o il tuo tempo a Krishna. Every day. Tutti i giorni. Then. Allora. You will have a real relationship with Krishna. Allora avrai, svilupperai una vera relazione. Without it, it's only a theoretical. Senza questa cosa è solamente teoria. Because when you do things like that, e siccome quando fai cose del genere, then you get involved with very wonderful projects. Puoi essere coinvolto in progetti meravigliosi. Because when you sacrificing for Krishna, perché quando fai dei sacrifici per Krishna, you are deserving to work with other people who also sacrifice. Ti meriti di lavorare con gente che anche loro si vogliono sacrificare. And you inspire sacrifice in others. E tu ispiri il sacrificio in altri. And I want to make a private commentary here. E allora qui io faccio un commento privato. Specially sent out to devotees who have more than 5 years in Krishna consciousness. E questa cosa la dico ai devoti che sono da più di 5 anni in coscienza di Krishna. By my understanding, per come l'ho capita io, after 5 years of Bhakti Yoga, dopo 5 anni di Bhakti Yoga, you must be some kind of a graduate. Dovresti essere come un graduato. After 5 years university, they make you an engineer or this one or that one. Dopo 5 anni l'università vi rende ingegnere o quello o quell'altro. Public administrator. Amministratore pubblico. Lawyer. Avvocato. Maybe 6 years. Magari lì ci vogliono 6 anni. So after 5 years of Bhakti Yoga. Quindi dopo 5 anni di Bhakti Yoga. You should have some kind of graduation. Dovresti avere qualche tipo di laurea. So you have a right. Quindi tu hai il diritto. And the need. E la necessità. To check the quality of what's going on. Di controllare la qualità di come stai andando. If the leaders in the mission don't want you to know anything. Se i leader della tua missione non ne vogliono sapere niente. That's very suspicious. Questa cosa è molto sospettosa. Because in the professional world, perché nel mondo professionale, you always want to have more professionals helping you. Perché nel mondo professionale tu vuoi avere gente che ti aiuta sempre più professionale. Because more professionals means the service gets more professional. Perché gente più professionale significa che il servizio diventa sempre più professionale. So sometimes devotees say to me. Qualche volta i devoti mi dicono. I worked so many years and then some other things went wrong. Sì, sono stato qui per tanti anni e sono andate male un sacco di cose. I'm saying. E io dico. You have to take things into your own hands. E tu devi prendere le cose nelle tue mani. You have to take responsibility. Tu devi prenderti responsabilità. You have to open the preaching center. Tu devi aprire un centro di predica. You have to be on the board where they control the finances so nobody gets feels sad.
ci devi essere tu, il comitato che controlla che le finanze funzionino correttamente. You have to be part of training up the new bhaktas. Tu devi avere parte nell'istruzione dei nuovi bhakti. To make sure that they're happy and protected. Per essere sicuro che siamo felici e protetti. In other words, in altre parole, assume the leadership. You have to assume the leadership. Tu devi assumere la leadership. E when you do that, e quando lo fai, spiritual life becomes a new story. La vita spirituale diventa un'altra storia, una storia nuova. More decentralized. Più decentralizzata. Because you have qualified people everywhere. Perché hai con te gente qualificata in ogni dove, da tutte le parti. And they are taking care that Krishna consciousness becomes solid, established. E loro si prendono cura del fatto che la coscienza di Krishna diventi solida e stabilizzata. Srila Prabhupada was 100% against centralization. Srila Prabhupada era al 100% contro la centralizzazione. He was in favor of spreading his teachings everywhere. Lui era a favore ovviamente di diffondere i suoi insegnamenti ovunque. But he wanted each individual to be responsible for what he's doing. Però voleva che ogni individuo fosse pienamente responsabile di quello che faceva. Come on! Dai, vieni. When you get married. Forza, quando ti sposi. Nobody in the world looks after your wife except you. Quando ti sposi non c'è nessuno al mondo che possa prendersi cura di tua moglie eccetto te. And when you have a child. E quando c'hai bambini. Nobody looks after your child except you. Nessuno darà un'occhiata ai tuoi, cioè si occuperà dei tuoi bambini se non te. And if you don't look after the child. E se non ti prendi cura dei bambini. The government will come and take your child away. Sì. And put it into some institution. Arriverà il governo e si prenderà i tuoi bambini e li schiaffa in qualche istituzione. And then you cannot get your child back. E poi non te li riporti, non te li ridanno più. Wow. That happens with a guy who is 25 years old. E questo è successo con quel ragazzo di 25 anni. I know people that got married with 19 years old. Ah, io so che la gente si sposava a 19 anni. I didn't like it. Non mi è piaciuto. I didn't recommend it to them. Non lo raccomando. But they say I'm 19, I love this girl, we want to live together and that's it. Ma questo mi dicono, io ho 19 anni, mi piace quella ragazza. So what are you gonna say? E io che gli devo dire? Okay. E gli dico va bene. Then don't run away. Ma non andate. Stay here and do something here. Rimani qui, rimani nei paraggi e fai qualche servizio. So if a 19-year-old boy can become a father and a husband fully responsible, then what about you guys 30, 40 years and have not even opened the temple yet? E quindi se un ragazzo di 19 anni si può prendere moglie e figli e prendersi le responsabilità, voi altri di 30, 40 anni, eccetera, eccetera, di tanti anni nel movimento, non vi prendete nemmeno la responsabilità da aprire un tempio. You complain about the administration of others, but you have not done it. Vi lamentate dell'amministrazione degli altri, ma voi non avete amministrato un ciuffo. Then people give the excuse. E la gente dà la scusa. The authorities never asked me to. L'autorità non me l'ha mica chiesto. Well, did you ever read the books? Ma non hai letto i libri? What do they say? Cosa dicono? And what's the example? E qual è l'esempio? And what Mahaprabhu did? E cosa ha fatto Chaitanya Mahaprabhu? Prithiviti Achyate Nagaradigram. Every town and village. In ogni città e villaggio. There must be a temple. Ci deve essere un tempio. Who's gonna look after them? E chi è che sta dietro a quei templi? There must be you. Devi essere tu.
Or you want to be an old guy, have only gray hair, and you don't even have a place where you can give a Srimad Bhagavatam class. E oppure vuoi diventare un vecchietto, un ragazzo vecchio con i capelli bianchi e non hai manco mai dato una classe di Srimad Bhagavatam. I told Vrindavaneshwari today. Io ho detto a Vrindavaneshwari. It's very sweet. It's very sweet to visit many places and preach. È molto bello visitare tanti posti e predicare. If you know how to behave yourself. Però se sai come comportarti. If you know to encourage. Se sai come incoraggiare. Like sannyasis, they only have two jobs. Come i sannyasi che hanno da fare solo due lavori. Encourage. Incoraggiare. And correct. E correggere. But you can only correct. Però puoi correggere solo, by encouraging. Però puoi correggere solo incoraggiando. So, the traveling preachers, quindi i predicatori viaggianti, they better learn, loro sanno, to be real loving contributors. Di imparano ad essere contributori d'amore. So I told her, but if you can have your own little nest. E poi ho detto, ma se tu puoi avere il tuo piccolo nido privato, where you pull the shots, dove metti, where you are the authority, dov'è che tu dove sei l'autorità, and not because you're a dictator, e non perché diventi un dittatore, no, because you win the hearts of the others who want to be with you for service of Krishna. Perché tu hai vinto i cuori degli altri che vogliono essere con te per servire Krishna. That is very, very sweet. Questo è dolcissimo, tanto dolce. That's so sweet. È così dolce. And then you can make another temple. E fai un altro tempio. Then you can design where are the sanctuaries. Fai il design di dove sono i santuari. Where's Gopeshwara Mahadev? Dove Gopeshwara Mahadeva? Dove metti il Gopeshwara Mahadeva? Where is another a place where the devotees can refresh their bodies? E dove fai per esempio un posto dove i devoti si possano rinfrescare? Maybe we can make a temascal in Ishodi. Magari potremmo fare. Sauna purificatrice a Ishodhya. And we can make one also in Jharkhand. E ne possiamo fare una anche a Jharkhand. It's another preaching item. E questo è un altro argomento di predica. It's good for health also. E è buono per la salute. But all these ideas you can actually develop if you organize and if you keep the community running. Quindi ci sono tante idee che possono essere sviluppate se uno è organizzato e riunito in comunità. If you go into your private property, se tu vai nella tua proprietà privata, and you say this is mine and I and me and mine, e cominci a dire questo è io, è mio, è mio, è mio, è mio, then even if you have 10,000 hectares, anche se hai 10,000 ettari, you do not have a corner where to sit and feel this is Krishna's joy. E non hai nemmeno, cioè con questo tipo di atteggiamento non ti rimane nemmeno un angolino per sentire la gioia di Krishna. That is the problem with private property. Questo è il problema con la proprietà privata. In Spanish we have some jokes. Abbiamo una barzelletta in Spagna. Let's see if we can try to translate them to Italian. Vediamo se ci riesce a tradurla in italiano. Si tienes tienda, se la atiendes. Se c'hai tienda, negozi. Se c'hai un negozio, negozialo. No. Che la maneggi. Vai. Se c'hai un negozio, ci devi badare. Bada al negozio. Okay. Prenditi cura del negozio. Si tiene casa, che te cases. Se c'hai la casa, sposali. Perché solo mujeres qui della casa. Perché solo le donne si prendono cura della casa. Lo so, ma sono un disastro. They should live in tents. Se gli uomini dovrebbero vivere nelle tende.
with you. Make less mess. Della caverna. Ah, si tienes tierra. Se c'è la terra. Che te entieres. Ah, sotterra. Property. La proprietà. The notion of private property. La nozione di proprietà privata. Is not very helpful for spiritual community. Non è molto di grande aiuto per la comunità spirituale. So what are we then? Quindi cosa siamo qui a fare? We are spiritual communists. Perché noi siamo comunisti spirituali. We are not against private property. Dice, non è che siamo contro la proprietà privata. But we cannot develop the community of spiritual love in the private property. Però nella proprietà privata possiamo sviluppare una comunità di mutuo amore. There's too many complications. Ci sono troppe complicazioni. Anyhow, in ogni caso, the private property. La proprietà privata. Is always a question of conflict. È sempre una questione di conflitti. You know, even the children take each other to court. Anche i bambini si porterebbero l'un l'altro in tribunale. I mean, this is property and courts. They are married to each other. E quando si proprietà e tribunali sono sposati l'uno con l'altro. They always have a relationship. E hanno sempre relazioni l'uno con l'altro. So quindi. Or then you may say, but sometimes people also fight about the spiritual properties. Uno può dire, ma addirittura la gente qualche volta combatte litiga per le proprietà spirituali. That is true. Questo è vero. Especially in our Western world, without any experience. Specialmente noi occidentali senza nessuna esperienza. But I was with one. Acharya of the Sri Sampradaya. Però io, insomma, Guru Maharaj era con un acharya della Sri Sampradaya. Very sweet. Molto dolce, un sannyasi molto dolce. And he came to the World Vaishnava Association. E lui si è unito alla World Vaishnava Association. And I went to talk with him. Io sono andato a parlare con lui. I'm the secretary of the World Vaishnava Association. Io sono il segretario della World Vaishnava Association. As a Maharaj. Per favore, Maharaj. Can you please share some wisdom with us? Per favore, puoi condividere un po' di saggezza con noi? And he said, e lui disse, how long has your temples existed? Dice, finché esistono i tuoi templi. Da quanto tempo esistono i tuoi templi? And I said, well, we have some temples, they are already existing 20 years. E allora Guru Maharaj ha risposto, noi abbiamo templi che hanno addirittura 20 anni. And so we talked and I asked him, and you have also temples? E Guru Maharaj gli ha chiesto, anche te hai templi? He said, yes, I'm also looking after many temples. Sì, anch'io sto dietro a diversi templi. Yes. When how long have they existed? Dice, da quanto esistono i tuoi templi? Or he said, between 700 and 500 years. Tra i 500 e 700 anni. Tirupati, per esempio. That's already mentioned in the Shastras. Tirupati è addirittura menzionato nelle scritture. 3,000 years ago, Tirupati Seva was going on already. 3,000 anni fa già c'era il servizio a Tirupati, stava andando avanti. And if the temple management means sacrifice. E anche se l'amministrazione dei templi significa sacrificio, there's not much danger. Non c'è così tanto pericolo. If temple management means managing the money of others, se l'amministrazione del tempio significa amministrare i soldi di altri, you better have a good system. E devi avere un buon sistema. Netraya, Krishna watching. Lo sguardo di Krishna. It's funny in Tirupati. È molto buffo a Tirupati. In Tirupati there's so much donation coming. In Tirupati gli arrivano così tante donazioni. They have huge hundis. Loro hanno dei grandi contenitori. And they're filling up all the time.
e li riempiono di contenuti. Then they take the undi. Allora lui prendono questo undi. They have a room. Hanno una stanza. And 108 Brahmins are sitting there. E ci stanno 108 Brahmana seduti. Each one with a pile of money. Ognuno con una montagnina di soldi. And they count. E contano, contano, contano. All day. Tutto il And the pile goes down, boom, the next one. E quando gli si abbassa la collinetta, gli fanno un'altra collinetta davanti. You have to see it to believe it. Dovete vederlo per crederci. Because everybody believes. Perché ognuno crede che. If I give a donation to Venkateshvara, also known as Govindaji. È che perché uno crede che quando fa una donazione a Venkateshvara, che viene chiamato anche Govindaji, then I will get a great favor of love. Ah, io prendo un grande favore d'amore. And some people come there, they have no money. E arriva gente anche che non c'ha soldi. The women cut their hair. Le signore si tagliano i capelli. And offer the hair to Venkateshvara. E offrono i loro capelli a Venkateshvara. And the temple sells it to the wig makers. E il tempio li vende a quelli che fanno le parrucche. Nepi, there is one factory makes a lot of. So everybody who loves the Lord. Quindi ognuno che ama il Signore, chi ama wants il Signore, to give something. Vuol dare qualcosa. That is the symptom of a devotee. Questo è il sintomo di un devoto. He wants to give to Krishna. Lui vuole dare a Krishna. So, at the time of giving, quindi nel momento del dare, is the time of devotion. Il momento del dare è il momento della devozione. Then there's no more maybes and who knows. Allora lì non ci sono forse, chi lo sa, ma forse. Ma Krishna knows. Krishna lo sa. And coming back to the Grihasthas. E ritorniamo ai Grihasthas. Yes, sì. The Grihasthas must have money. I Grihasthas devono avere i soldi. Imagine a man, a father with no money for the children. Immaginati un uomo, un padre senza soldi per i figli. So he has to be very responsible. Quindi lui deve essere molto responsabile. But at the same time, ma allo stesso momento, he should not forget. Non si deve dimenticare. This family belongs to Krishna. Che la sua famiglia appartiene a Krishna. This house is Krishna's house. Che la sua casa è la casa di Krishna. And my children belong to Krishna. E i miei bambini io appartengono a Krishna. I want to serve them. E io voglio servirli. That's why I'm taking care of them. È per questo che io mi prendo cura, so cura di loro. So they are not becoming upset. In modo che loro non rimangano preoccupati. But don't spoil them. Like when we became brahmacharis. Ma quando diventiamo brahmachari? We usually join from different backgrounds. Noi ci uniamo da differenti tipi di differenti background. And there was no support from our families. E non c'è supporto da parte della famiglia. At least in my case. Almeno nel mio caso. So we learn to give everything to Krishna. Quindi noi impariamo a dare tutto quanto a Krishna. So now what about your children? Quindi parliamo dei vostri figli. Devotees' children. I figli dei devoti. Do they learn to give something to Krishna? Devono imparare a dare imparano a dare qualcosa a Krishna. Do they make money? Fanno soldi? And give it all to the guru? E li danno tutti al guru. Or at least 50% so that they be trained up like Grihasthas. O almeno gli danno il 50% in modo da essere in modo che da imparare ad essere dei Grihasthas. Some devotees, alcuni devoti, they want their children, non vogliono che to have their own money, vogliono che i loro figli abbiano i loro soldi. Don't tell them to give anything to Krishna. Non gli dicono di dare niente a Krishna. Go to universities. Li poi li mandano all'università. Only associate with karmas. Li fanno associare solo con i karmi. And then they are surprised. E poi si sorprendono. Why the children are not enthusiastic for Krishna consciousness. Sì, e poi si sorprendono e i miei figli non sono entusiasti
atti per la coscienza di Cristo. How will they be enthusiastic? They never learned it. Come fanno ad essere entusiasti se non hanno manco mai sentito parlare? So, quindi it's not so easy, the whole thing. Non è la, tutta la faccenda non è per niente facile. To be a real grihasta is not easy. Essere un vero grihasta non è facile per niente. A grihasta is a temple. Un grihasta è un tempio. That's why it's called grihasta ashram. È per questo che noi lo chiamiamo Grihastasha. He has to imbibe in his home what spiritual energy is all about. Ma deve essere immerso nel capire di cosa si tratta, di cos'è l'energia spirituale. And then he will be a capable man. E allora uno così sarà un uomo affidabile. And he can be grihasta in one side and temple president on the other side. E può essere da una parte fare il grihasta, da un'altra fare il presidente del tempio. Prabhupada showed that to us. Prabhupada ha fatto vedere che le cose stavano in questo modo. There are many cases like that. Ci sono moltissimi casi. Or, oppure, he becomes an intimate member of his spiritual community. Oppure diventa un membro intimo della comunità spirituale. Because perché you have to be part of a spiritual community. Perché devi fare parte di una comunità spirituale. Preferably, preferibilmente, you're in charge of it. Preferibilmente che tu ne sia irresponsabile. I mean after 5 years. Ovviamente dopo 5 anni. Not after 2 years, you still don't know enough. No, non dopo 2 anni, ancora non ne sa abbastanza. But after 5 years? Ma dopo 5 anni. You should be in charge of the spiritual community. Tu dovresti essere responsabile di una comunità spirituale.